Bentornati incredibile con la nostra avventura pazzesca e assurda in Bendy and the Ink Machine. È passato qualche giorno incredibile dall'ultimo episodio di Bendy che ho registrato e sinceramente sono rimasto stupito del fatto che il capitolo 3, a quanto pare, che si dovrebbe chiamare se non sbaglio Su e Giù, perché effettivamente facciamo su e giù con l'ascensore, è molto più lungo degli altri due. Cioè per i primi due è andata bene che ho messo un capitolo a video, invece il terzo, ragazzi, o sono andato lento io nell'altro episodio, oppure effettivamente il terzo capitolo di Bendy and the Ink Machine è molto più lungo, perché c'è molto da fare e giocano proprio, come dicevo poco fa, sul fatto che devi andare sopra e sotto. Allora, nell'altro episodio è stato molto d'atmosfera, abbiamo incontrato un personaggio nuovo che a differenza di Boris parla, ed è questa signorina che si chiama Angel, che non è più bellina, kawaii, pucciosa come nei disegnini di questo posto incredibile, ma avete visto la metà faccia tutta deforme, no? Lei punta ad avere la bellezza totale, se non sbaglio, ha toccato la tematica della rinascita, come se la prima volta che è nata non era bella, ma ora si sente bellissima, sacrificando altri esserini piccolini per diventare bella lei, e lei è terrorizzata da quello che di fatto chiama Bendy. Però io continuo a dire che c'è un del sus fra il Bendy che ci attacca, quindi questo demone d'inchiostro, e il Bendy immagine di questo gioco. O sono due cose diverse, oppure lui era così ma è diventato in quel modo. E in tutto questo abbiamo affrontato la banda dei qualcosa col macellaio, se non sbaglio. C'è stato pure un jumpscare molto carino nello scorso episodio. Lei ci dice di stare attenti a Bendy, che ci ha attaccato, ci ha ucciso, poi siamo rinati e lui non è più venuto. Quindi questa cosa è molto sus, secondo me. Perdonate il gioco di parola che sto per fare, ma questo gioco gioca molto sul fatto che secondo me se non muori hai dei benefici nel finale. Noi siamo già morti 3 volte, 2 nell'episodio 2 mi pare e 1 nell'episodio scorso, e quando tu muori rinasci dal checkpoint delle statuine di Bendy, però vedi come quel tunnel di inchiostro e tu rinasci come se noi stessi fossimo fatti di inchiostro. Quindi secondo me, ripeto, quella roba è molto importante, un po' come quando in Poppy Playtime muori e ci stanno le scritte sus, come se tu fossi un giocattolo che si rianima ogni volta, una roba del genere. Quindi sono molto intrigato, ragazzi. Vediamo un po', eravamo arrivati, se non sbaglio, spero abbia salvato tutto, continua, che ci ha dato sta siringa. Però ragazzi, io sta siringa dove me la devo mettere? Dice che devo prendere dell'inchiostro sus, però io qui non l'ho trovato, quindi credo dobbiamo andare sopra con l'ascensore, in qualche piano sus. Allora ragazzi, faccio un attimo ricontrollino qua. No, vedi, prendi la siringa dell'inchiostro, presa, suggerimento caccia dei sensori inflati, tutto bene, traduzione, nel livello 9. Però ragazzi, qui c'è del sus, perché noi siamo a livello 9, quindi sus, ragazzi, credo debba andare tipo altri piani, perché l'altra volta eravamo rimasti così. Lei non ci dice più niente. E niente ragazzi, tocca prendere l'ascensore e andare a qualche piano sopra. Non capisco perché mi dice qui a piano 9, perché a meno che c'è qualche porta che non vedo, a meno che qui spawnano forse. No, vedi ragazzi? No, questo l'avevo pure ucciso l'altra volta, niente. Beh, faccio un attimo un giretto ragazzi, tante volte mi stessi sbagliando io e effettivamente, no, non credo però. Qui c'è la statuina di Bendy, questa è chiusa. No ragazzi, dobbiamo andare di sopra. Andiamo, a meno che il piano 9 intende pure questa parte sopra. Niente, qui niente. Questo va bene? No, vedi ragazzi, niente. Ma dove devo andare a prendere sti cosi? No, secondo me sto sbagliando qualcosa io alla grande. Però non capisco cosa. Ma l'unica cosa che per adesso di Bendy è difficile sono le hit. Nel senso, è difficile colpire i nemici e cercare di non morire. Questi sono morti e non mi hanno droppato niente. Ragazzi, non capisco. Prima volta che mi sento confuso in Bendy. No, in realtà è la seconda, perché c'era pure la cosa dell'enigma. Ragazzi, ditemelo se mi sto sbagliando così alla grande, ma che giustamente tanti di voi avranno giocato questo gioco e staranno pensando, ma cosa sta facendo quest'uomo godoso che va in giro con una siringa, ragazzi? Però io non capisco. Cioè, mi dice che devo uccidere gente al nono piano. Al nono piano non c'è nessuno. Sono risalito fino qua. Questi, forse. Ragazzi, non lo so, ma si è buggato? Sono veramente confuso. Siamo tornati addirittura qui, alla cosa dei giocattoli. Sono veramente io che oggi proprio non ragiono. Scusate, forse ho dormito veramente poco. Ho dormito 1 oretta in più, ragazzi. Invece di 2 ore ho dormito 3 ore e mezza. Quindi un minimo più sveglio dovrei essere. Però ditemi voi, veramente, è un bel ricordo da avere in questa prima partita di Bendy. Se mi si è buggato tutto o sono io che veramente non capisco. Premo i tasti sbagliati, ma...
mi è preso un colpo, ragazzi. Perché questo fa più rumore degli altri? Quindi il rumore che ho sentito quando sono passato all'andata era questo tizio. Cioè, le pozioncine di inchiostro le droppano questi qui che scappano e non combattono. E fanno questo suono assurdo. Cioè, ha una canna da pesca con la testa. Ma che figata questa cosa. Uno, due, tre, quattro. Ok. Sì, lo vedi? Questo è diverso. E scappa. Ok. Quindi ci sono quelli che combattono e quelli che scappano. Quelli che scappano e fanno casino sono quelli che devo prendere. Ok, preso. Questo è nauseante, mi fa componere la pelle, ma il compito è stato fatto. Ok ragazzi, sono veramente confuso, ma è andata bene, va bene. E sono contento di averlo risolto da solo. Torna da Angel, suggerimento inserire l'inchiostro molto spesso nella casella di deposito del livello 9, va bene. Cioè, se fosse stato quel piano lì aveva senso, però mi ha distratto molto il fatto del livello 9. Questo non era livello 9 ragazzi, eravamo due piani sopra. E poi la porta che prima era chiusa e poi si è magicamente aperta, pure quello un po' sus. Poi quel fracasso erano quei cosi, ma pensa un po', vabbè. Ok ragazzi, sono contento di aver vinto. Tra l'altro in cui ci sono tutti i quadretti sus dell'enigma che abbiamo risolto all'inizio del gioco. Va bene, ok. Tieni signorina. E mi ha dato il tubo, mo. Devi cercare i pannelli delle valvole, girare le piccole ruote e porti i loro nuclei energetici. Per favore non fare mentire di risparmiarti, posso sempre cambiare idea. Cioè lei ci sta usando letteralmente come schiavi. Prendere il pistone. Ma questo è uno sturacessi. Prendi tre nuclei di valvola, suggerimento risolvere i tubi di inchiostro a livello P. Allora, da quello che ho capito, lei è chiusa lì dentro ed è terrorizzata a uscire perché ha paura che il demone se la tocca la uccide. È carino che hanno tutti i moveset diversi le armi, vabbè. Ha detto, ah, potrei ucciderti ma mi fai più comodo come schiavo. E quindi di fatto siamo diventati lo schiavetto personale di Angel. Ok, quindi è il tipo il terzo favore che facciamo. Ma questi spawnano sempre? Come funziona sta cosa? Nuclei energetici. Prendere nuclei di valvola. Ecco, pure questo ragazzi sarà un enigma sus, eh? E questi spawnano sempre, vabbè. Io devo fare mille volte avanti e dietro a piedi, ma perdonami. Non è che sono io che non ci ho pensato che non posso usare questa. Ah, ecco. Quindi posso usare l'ascensore. Sono io che mi sono voluto fare una passeggiata prima, vabbè. Infatti dicevo, il livello si chiama su e giù. E effettivamente posso fare su e giù con l'ascensore, ragazzi. Perché farmi sempre le scale? Allora, a livello P dobbiamo cercare le valvole. Va bene. Bello sei. Ah, ce l'ha lui la valvola, guardalo. Ok, una ce l'aveva questo tizio. Ok, è apparso Benny completamente random, ragazzi, va bene? Quindi è vero che lui mi stalkerà. Però è molto random come cosa, ragazzi. Ok, ne abbiamo prese due. Quindi sono nascoste in quelle scatoline. È carino che ci sta il segnetto. Preso. Sei abbastanza efficiente, piccolo corriere, lo sei? Torna da Angel, torniamo da Angel. Va bene. Ma guarda quanto ti inseguono queste cose, assurdo. Ma ce l'ha proprio a morte con me, Bendy, eh? Cavolo, sono morto. Ed ecco pure questi, signorina, forza. Adesso? Vedete quei demoni ghignanti, possiamo rimuoverlo, che ne dite? Ho questo strumento per rendere questa ancora più piacevole. Prendi l'ascia. Ah ok, finalmente mi ha dato di nuovo l'ascia. Distruggi tutti i ritagli di Bendy. Suggerimento visita il livello K e la Even Toys. Fai attenzione con il demone dell'inchiostro. 15 ne devo distruggere? Oh mamma mia. Possiamo andare in questa porta che adesso è chiusa, giusto? E dai, ci sarà qualche segreto sus. Ok, questi li sciottiamo. Ok, abbiamo una registrazione segreta. Ok, vai. Grant Cohen. Dicono che il vero problema con il signor Drew è che lui non parla quasi mai con noi, gente inferiore. Secondo lui c'è sempre roba interessante da arrivare. L'avventura, la fama e roba simili. Ma io sono il ragazzo che deve assicurarsi del buon fine delle nostre risorse. A proposito, a quanto pare il signor Drew ha un altro grande progetto in mente ora. Quindi dobbiamo andare a che livello? K e la fabbrica dei giocattoli. Va bene. Quindi livello K, vai. Tra l'altro la fabbrica dei giocattoli era tipo all'ultimo piano.
Ah, che bella accoglienza. Buongiorno, signore. Tutto bene? Ah, due contro due? Ah, l'ho shottato. Beh, allora, ok. L'ascia è overpower, eh. Cioè, rispetto all'ostura Cessetti è un'altra cosa, eh. Va bene. Quindi questi cosi portano male, ragazzi. Io l'ho detto dal primo episodio. 14. Ok, che portavano male sti cartonati. Non è normale che un cartonato mi faccia i jumpscare, sus. Allora, ma non è che mi ricordo sinceramente quanti cartonati di Bendy c'erano in giro, ragazzi, eh. Me ne ricordo un po' nella fabbrica dei giocattoli, quello sì, però qui attorno non è che me ne ricordo tanti, ragazzi, eh. Stiamo attenti perché saranno messi proprio in punti sus. Ragazzi, questo livello 3 è molto più farmoso, passatemi il termine, rispetto agli altri. Cioè è molto ripetitivo, eh. Ci può stare, per carità. Non credo ce ne siano tanti, eh. Ok, eccone un altro. Eccone un altro. Mi sa che quando c'è quell'effetto c'è Bendy. Ah, eccolo, vedi? Mamma mia, sta musica però, ragazzi. Mamma mia che ansia ogni volta. Io sto scappando, eh. Mi sa che mi prende? Mi sa che mi prende? Ragazzi, è andata. Troppo forte, Bendy. Pure? Qualcos'altro? Ah, ci siamo salvati. Prima cosa, quanto piotta sto coso, ragazzi. Piotta in una maniera senza senso, ragazzi. Però è un problema, amici. Io come faccio a prendere i cartonati di Bendy se c'è questo coso in giro sus che mi vuole morto malissimo? Mi fa ridere com'è slow, poi appena mi vede piotta. Ragazzi, niente, devo aspettare. Ragazzi, oggi episodio un po' così. Verrà un altro episodio di un'ora, mi sa, eh. Non posso fare niente, ragazzi, sono bloccato così. Però prima che fa tutto il percorso esce, ragazzi, ci mettiamo 20 minuti a fare sta cosa. Ora Bendy mi sembra che se n'è andato, quindi possiamo continuare il nostro giro sus. E poi secondo me una shot in testa a Bendy gli fa male, io ve lo dico. Ok, questo è andato. Chissà che succedeva se prendevamo il patto del demone. Sono curioso veramente. Ok, siamo tornati alla fabbrica di giocattoli. Qui ce n'erano un botto, mi pare, di cartonati di Bendy. Ok, allora con calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantastico. Ecco fatto. È stato divertente. Ah, ho dimenticato di dirti. Lui odia quando lo faccio. Mi nasconderei se fossi in te. Quindi gli dà fastidio che rompo i suoi cartonati. Ok. Torna da Angel. Suggerimento, torna a livello 9. Vabbè. Per carità, è molto soddisfacente che in Bendy puoi eliminare dei nemici con le armi. Sapete, un po' più bello, ragazzi, che voglia di dare due schiaffi con quelle belle manine del nostro operatore a quei smiling critters piccolini, ragazzi. Una voglia incredibile. Vi avrò probabilmente tagliato un po' all'inizio, perché sono io che faccio lo stesso giro all'infinito nella speranza di capire come trovare quell'inchiostro denso per la missione. Però, sus. Ok, chiamiamo l'ascensore. Non capisco perché ogni volta torna giù l'ascensore, però, eh. Via, 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 forza, forza. Fuori se c'ha paura. Livello 9, vai. Nell'ascensore dovremmo essere al sicuro. Non credo ci attacchi nell'ascensore, Bendy. Eccomi qui, cara Angel. Che mi dici? I disgraziati di Susie hanno pregato nei miei padiglioni. Loro sono andati senza controllo. Stanno cercando di trascinarmi di nuovo dal buio. Non lasciare che prendano il tuo angelo. Eliminano uno per uno. Schiacciano nelle pozzanghere. L'ira di Angel. Suggerimento, uccidi la gang dei macellai. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Ok. Riprendiamoci un attimo. Sì, praticamente sono i tre tizi che abbiamo visto nel riquadretto l'altra volta. Riprendiamoci un attimo. Ora, cortissimi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, chissà se li ha mandati Bendy oppure no.
come una tomba accogliente. Mi piace il silenzio, non è vero? Ok. Odio lasciare il lavoro in computer, per fortuna ci sei per raccogliere i pezzi. Devo andare fino in fondo, giù 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 nell'abisso, va bene. Prendi l'ascensore verso il basso, saluto un vecchio amico. Ti mando un piccolo regalo, un po' di potenza di fuoco. Tieni cura di questo, appartiene ad una persona molto speciale. Angel è un personaggio veramente intrigante, ragazzi. È veramente, veramente intrigante. Prendi la mitragliatrice. Cosa? Ma sei... Come? È un po' difficile da prendere. Oh, bella, la prossima volta avrei più fortuna. Ah, mi ha trollato? Ah, ma che simpatica, best waifu. Cioè, mi ha trollato? Cioè, mi ha fatto credere che mi dava una mitragliatrice e poi mi ha detto no, fallo col tubo perché così mi diverto. Ah, che simpatica Angel, è un po' birichina, è un po' sus Angel, eh. Ah, dobbiamo andare nell'abisso. Cosa intende per abisso? Livello 14, mi sa. Ok. Ok, ragazzi. Angel, sus ragazzi, si scoprirà che poi il nostro protagonista sotto sotto si innamorerà di Angel, vedrete voi, eh. Ho afferrato una roba. Utilizza l'ascensore per prendere gli abissi. Dobbiamo raccogliere 5 cuori di inchiostro. Ok, uno l'abbiamo preso da questo cadavere qua. Ok, va bene. E poi mi chiedo, questi abomini da dove vengono? Li crea sempre il nostro dorato Bendy? Il proiezionista. Nasconditi nel buio. Ah, quando ha detto saluto un vecchio amico intendeva lui. Assicurati di non essere fuori dalla sua luce. Basta che mi riporti i pezzi di cui avrei bisogno. Si chiama il proiezionista perché ha un proiettore in testa. Beh, giustamente ragazzi, ha senso. Però lei ha detto salutami un vecchio amico, quindi forse conosceva che cos'era questa creatura prima che diventasse questo mostro sus. Norman Polk. Non sto cercando problemi. È della natura dei proiezionisti cercare luoghi più oscuri. Sai, ho imparato i pro e i contro di questo studio. So evitare di essere disturbato da persone di questa impresa. Quel proiezionista, dicono sempre, sta sempre cercando problemi. Beh, problemi o no, io vedo tutto. Loro non rendono conto che io stia osservando, anche quando sono dietro a loro. Chissà se questo Norman è questo tizio oppure no. Vedi, non tutti i nemici ce l'hanno il cuore, vedi? Carina questa cosa che ti confondono. Tu pensi sia lui, e invece non è lui. Però ragazzi, è il quarto cadavere che trovo, ma non ci sta niente però, eh. Due. Ok, amico, sì, ti ho visto, ciao, scusami. Tranquillo. Posso scappare, un pochino? Via dentro, qua dentro. Ok. Figo, mi piace, mi ricorda Outlast tantissimo questa cosa. Mi fa ridere perché ha un'animazione che tu clicchi dove vuoi entrare, si ferma tipo per 3 secondi e poi entra, quindi penso sempre che mi ciulino da dietro, invece no. 3. Dai. Non mi piace aspettare. Ho capito signorina, però a lei non piace aspettare, a me non piace essere ciulato da questo affare, amici. Il massimo è che c'era pure Bendy, ragazzi, così eravamo proprio 2 contro 1. Tanto Outlast mi piacerebbe portarlo un giorno sul canale, perché io giocai solo il primo, il secondo non l'ho mai giocato. Però non è che me lo ricordo bene, quindi secondo me potrebbe venire una cosa divertente. Quindi in futuro magari potrei portare pure tutto Outlast, eh? Non so neanche se hanno fatto il 3, i DLC non li ho mai giocati. Vedremo ragazzi. Boris, sei contento che ho vinto questa partita contro il proiezionista? Sì, è contento ragazzi. Dopo tutti questi favori che stiamo facendo a Angel, Angel ci risparmierà veramente? Ci dirà dove andare? Oppure ci ciulerà malissimo? Lo scopriremo tra poco. Vai! Sembra che abbiamo finito la mia lista delle cose da fare, mio piccolo corriere. Mo so cavoli miei. Spero che ti sia piaciuto il nostro tempo insieme, tantissimo, guarda. Darò sempre molto valore a questo, torna all'ascensore. È ora di andare a casa. Non ci credo mai nella vita, però va bene. Torna in superficie, sì, ciao. Vedrai che farà tipo Poppy col treno nel capitolo 2. Deraglia al treno, questa deraglia all'ascensore, vedrai. Vedrai tu. Non ci credo mai nella vita. Ecco, già il fatto che non ho premuto io il pulsante. Hai mai sognato come sia il cielo? Mi piace sognare che questo sia molto bello. Non promette bene. Una dolce valle d'erba verde coperta da un sole caldo. Va bene. Non credo che riuscirò a vedere questo. Sei pronto a salire, mio piccolo corriere? I cieli sono in attesa. Ragazzi, preparatevi, sta per arrivarci una sberla. Questa ride. Mo rido pure io.
Pensavi davvero che ti hai lasciato rubarmi? Io so chi sei e so perché sei qui. Ok, e non fermerai quello che deve essere fatto. Ora scegli e portami indietro il mio Boris. Lo vuole sacrificare? Questo è il più perfetto Boris che io abbia mai visto e lo voglio. Ho bisogno di questo. Povero Boris. Ho bisogno delle sue viscere per poter essere di nuovo bella, non capisci? Dammelo a me. Vengo a prenderlo. Una volta sei morto. Ragazzi, che vi avevo detto? Era ovvio. Oh, poverello, ci sta svegliando e sta arrivando lei tutta sexy, devo dire. Guardala. Scappa, Boris, c'è lei. Porello. Però mo sono curioso, ragazzi. Che succedeva se prendevo la strada del demone invece della strada di Angel? Capitolo 4, meraviglie colossali. Salva Boris. Amico mio. Poro Boris. Siamo di nuovo senza armi. Ragazzi miei. Bello lungo questo capitolo 3, ma a me è piaciuto veramente tanto. Angel si è dimostrato essere ovviamente un super villain incredibile, però di classe, devo dire, con la camminatina sus. Boris, io voglio tanto bene a Boris, spero di riuscire a salvarlo, porello. Lui è il più speciale dei Boris. Sus anche questo, vedremo che cosa succederà incredibile. Di fatto lei fa esperimenti su se stessa per rimanere sempre bella, però non si è mai vista allo specchio, evidentemente. Però va bene così, ragazzi. Per il resto, che cosa siamo noi? Noi ci vediamo al prossimo episodio incredibile di Bendy. Mi sta piacendo da morire, incredibile, i nemici sono veramente fighi. Mamma mia! Che cosa, secondo voi? Ci vediamo al prossimo episodio.